So my name is Mario Knapp, and I am a former police major, retired from the Miami-Dade Police Department. Okay, lui è un ex maggiore della polizia di Miami. I aim at the area and bola, bola, bola! And that's the idea. So if you look, that the more I deploy on him, the safer he will be. Quindi questo strumento qui, volendo, se avessi un altro collega a fianco, posso lanciare un secondo cavo, perché nel momento in cui sparo, la persona innanzitutto sente il botto e guarda cos'è arrivato addosso. In quel secondo momento lì posso sparare un secondo cavo che a quel punto lì blocca completamente la persona. Innanzitutto non parliamo di una dotazione, parliamo di un periodo sperimentale nel quale noi andremo a testare questo strumento. Si tratta effettivamente di un laccio in Kevlar che va a bloccare le persone. Noi quindi adesso dovremo istruire i nostri operatori, addestrarli, capire se questo strumento ci è effettivamente utile. Ovviamente il compito di una buona amministrazione è quella di andare a studiare qualsiasi strumento che garantisca ancora di più di adesso la sicurezza sia dei nostri operatori che delle persone che vengono bloccate. Sicuramente uno strumento meno impattante sulla persona e quindi più sicuro per tutti. Il taser, come sappiamo, è uno strumento a mio avviso molto efficace ed è corretto che tutte le forze di polizia dello Stato e anche locali ne siano dotate. Però quando si deve affrontare una situazione critica e quindi vincere una resistenza, una violenza, bisogna utilizzare il mezzo meno impattante sotto il profilo dell'incolumità della persona su cui viene in qualche modo usato. Non ti dà alcun tipo di scarica elettrica, ti lega come se uno fosse bloccato da due persone fisicamente. So che qui non c'è il contatto fisico, quindi c'è sicuramente la salvaguardia dell'incolumità dell'operante, dell'agente operante, e anche lo stesso soggetto dovrebbe subire molte meno potenziali lesioni. Al momento la sperimentazione è limitata a pochi operatori che si stanno addestrando e dovranno appunto prendere conoscenza dello strumento, quindi non è ancora una vera e propria prova sul campo. Potrebbe anche capitare, perché comunque girano già dotati, sono veramente pochi agenti, proprio perché in periodo di test è giusto assolutamente limitare ai pochissimi già addestrati l'uso di questo strumento, e andremo poi a vedere in futuro appunto se viene ritenuto valido e quindi se si potrà andare ad un'adozione più massiva. Gli agenti hanno già fatto una formazione, sono quelli che più sono chiamati ad affrontare situazioni critiche, quindi sicurezza urbana e TSO. Voglio ricordare che per esempio quest'anno solo nel centro storico, rispetto all'anno scorso che sono stati 12 operatori lesionati, noi quest'anno ad oggi abbiamo 27 operatori che hanno riportato lesioni in scontri fisici con persone in qualche modo violente. Quindi è uno strumento che è decisamente utile. Il nostro compito è quello di dare gli strumenti che possano ridurre al minimo e il più possibile la possibilità che qualcuno si faccia male. Questo strumento è stato creato proprio per evitare alcuni problemi legati anche ad esempio all'uso del taser. Questo strumento al momento come limite ha la necessità di avere una certa distanza libera dalla persona che si vuole contenere. In questo momento è sicuramente un vincolo e vabbè, magari la tecnologia più in là permetterà di superarlo. Io sono felice che siamo stati scelti tra tante altre amministrazioni per provare questo prodotto, che si sta anche diffondendo rapidamente negli Stati Uniti in sostituzione del famigerato taser. Noi lo sperimentiamo, stiamo notando un forte interesse anche da parte di altre forze dell'ordine, vedremo se è effettivamente utile e a quel punto ne valuteremo l'adozione sul campo.